si ricomincia la vita, facendo propria un'espressione che a lui aveva rivolta nell'ottobre del 1945 Ernesto Grassi. Guérin rievocava nel 1994, alla quarta edizione italiana dell'Umanesimo Italiano, la nascita di quel testo. Era, proseguiva, come un senso di rinascita che animava il nostro lavoro. Neppure 10 anni prima, chiamato ad introdurre un volume collettaneo sulla filosofia italiana del dopoguerra, Guérin aveva, se così si può dire, tradito il compito assegnatoli. In quelle 25 pagine si parlava molto di Croce, assai di Gentile e di Gramsci, poco, pochissimo, del tema annunciato dal titolo. Di quelli che gli pareva il maggior pensatore emerso in questo dopoguerra, cioè Antonio Gramsci, sottolineava che tutti i suoi scritti, anche se entrati in gran parte in circolazione dalla fine degli anni 40 in poi, appartengano ai decenni precedenti. E non solo perché sono dialetticamente contrapposti a Croce e a Gentile, ma perché si collocano in un dialogo fittissimo e in molteplice rapporto organico con quegli autori. Ed anche in non molti nomi di filosofi del dopoguerra citati, da Banfi a Cantoni, da Preti a Paci, da Pietro Rossi a Santucci, lo erano esclusivamente in funzione di quelle discussioni e quindi ancora di quel dialogo. A 40 anni di distanza da quel ricominciamento annunciato e condiviso dall'amico Grassi, Guérin non mancava di distinguere tra autobiografia e storia, sapendo bene che ciò che appare ed è stato cesura nella storia individuale e collettiva non è automaticamente tale nella storia delle idee. Anzi, si può dire che una parte cospicua di quel saggio Agonia e morte dell'idealismo italiano era proprio intesa a discutere quel nesso. E se l'intento era quello di svelare, sono parole di Guérin, le radici così spesso idealistiche di molte delle posizioni nuove, tra virgolette, affermatesi variamente dopo il 1945, esso poggiava sul rifiuto di una trasposizione di termini di storia politica sul terreno della cultura. Era contro la convergenza, citazione, tra le forme del pensiero e della cultura e i motivi della vita sociale ed economica, che erano poi parole di Remo Cantoni pubblicate sul Politecnico. In quel saggio, si ricorderà, Guérin proponeva un arco di tempo che andava dagli ultimi anni del secolo XIX, la briola marxista, alla fine degli anni Sessanta del suo secolo. Un secolo davvero breve, eppure, parole di Guérin, punteggiato da 2 guerre mondiali e dai contraccolpi della rivoluzione di ottobre, nel quale la riflessione filosofica si era misurata con tensioni politico-sociali d'ogni sorta e si era intrecciata a uno sviluppo delle discipline storiche, filologiche e linguistiche di tutto rispetto, si era misurata con movimenti artistici di avanguardia, aveva mantenuto fitti rapporti con settori non trascurabili del pensiero europeo. Ancora l'anno dopo, 1986, delineando la storia della cultura della Toscana liberata, e quindi almeno in parte di se stesso, Guérin avrebbe sottolineato che, citazione, nel momento stesso in cui si operava una netta rottura nei confronti del passato, e ci si ricollegava a quanto in quel passato era venuto elaborandosi a un livello più profondo, sicché il motto fu rinnovare conservando. Rinnovare conservando gli pareva la cifra delle analisi e degli sforzi che univano le personalità più diverse, dal comunista Bianchi Bandinelli all'azionista Calamandrei, dai cattolici Branca e Lapira al liberale devoto, il ponte quindi e società. Liberazione, continuava l'analisi di Guérin, sul piano culturale non costituì una frattura, né cominciò allora un'era nuova, un periodo con connotazioni nettamente diverse. Per concludere poi che sul piano della cultura e dei suoi istituti il 44 in Toscana non è periodizzante. Uomini e cose rimangono sostanzialmente uguali, senza più alcune remore, è vero, ma senza quel rinnovamento radicale che ci si poteva aspettare. Casomai, cominciò per molti a sgranarsi il lungo rosario delle delusioni,
in Italia e nel mondo. Sarebbe stato necessario un chiarimento di ciò che aveva generato il fascismo, che, sono sue parole, avrebbe implicato una lunga lotta politica e culturale per scendere davvero alle radici profonde di quello che era stato il fascismo nella vita del Paese. Non rottura sul piano delle idee, non rottura sul piano delle istituzioni di cultura. Caddero, sono ancora sue parole, alcuni scenari, ma erano di cartapesta. Tacquero, o non ebbero quasi più eco, alcune voci, ma erano già fioche. E neppure sul piano personale. Quel testo da cui abbiamo preso le mosse, l'umanesimo italiano, era, come è noto, come dice Garen, una sorta di prima conclusione di una serie di ricerche cominciate alla fine degli anni venti. In quel medesimo 47 usciva a stampa la filosofia, 20 anni dopo più nota come storia della filosofia italiana, tutta conclusa tra il 40 e il 42, e che non è solo un dato estrinseco. Nell'introduzione, aperta coi nomi di Giuseppe Pecchio e di Antonio Genovesi, vi si ribadiva il nesso illuminismo-rinascimento, quale aveva contraddistinto fino allora la sua produzione storica, e il riferimento, sebbene non esplicito, era all'illuminismo inglese del 41. L'illuminismo faceva suoi tutti i motivi polemici del primo rinascimento, scriveva Garen nella seconda pagina di quell'introduzione ai due volumi della Vallarti, che presumibilmente non era stata la stessa nel 42, ma alla soglia della stampa. Nella seconda pagina dell'introduzione all'illuminismo inglese, questa davvero del 41, si leggeva che alle radici di quelle correnti che alimentarono i moti illuministici rivivano le stesse esigenze che animavano il rinnovamento umanistico. E non solo impostazioni generali, vedute d'assieme, ma anche interpretazioni di singoli pensatori e di movimenti che, se fosse questo il nostro assunto, costituirebbero oggetto di illuminanti riscontri. Nell'ottobre del 48, intervenendo al colloquio parigino su Pensée humaniste, tradition chrétienne o quinzième au sixième siècle, Garen apriva la propria relazione, lo spirito cristiano di Pico della Mirandola, con la preziosa distinzione, sono sue parole, usata da Gilson per rivendicare giustamente, sempre parola di Garen, il significato di un umanesimo medievale tra umanesimo dello spirito e umanesimo delle lettere. Ora, proprio questa preziosa distinzione, siamo nel 48, era stata sottolineata, senza peraltro citarne la fonte, nel saggio Umanesimo e pensiero medievale, destinato sul finire del 41 alla rivista antifascista Argomenti, poi soppressa prima che il saggio uscisse, e poi con poche varianti pubblicato nel 46 col titolo Umanesimo medievale sulla città di vita, la rivista dello studio teologico per laici dei francescani della Basilica di Santa Croce a Firenze. Proprio Gilson, nelle sue espressioni, nelle sue vedute, potrebbe ben rappresentare quei mutamenti d'orizzonte a cui Garen perviene solo alla fine degli anni 40 e l'inizio del decennio successivo. Basterebbe andare a rileggere quanto verrà scrivendo all'inizio del 51 nel ritratto dedicatogli su Belfagor, dove l'ammirazione per il grande studioso, cioè Gilson, non cela il distacco con cui si guarda a quella stagione che era stata in gran parte anche la sua. Uno spirito ironico e un po' malizioso, come era Garen, sottolineerebbe persino nel trasloco dalla celestiale città di vita, titolo scelto dal medesimo Garen per la rivista francescana e che tuttora conserva, al sulfureo Belfagor di Luigi Russo, un segno di profondo cambiamento. Tra il 40 e il 50 i mutamenti andranno cercati altrove. Nelle poche pagine dedicate al Tolstoi nel gennaio del 47, per affermare la validità di un messaggio perenne nel nostro travaglio, la cui voce, sono citazioni di Garen, suona alta come ammonizione e come speranza, proprio oggi, nel fallimento tragico della violenza e dell'odio, come pure dei grandi ideali che si smentiscano nel momento stesso in cui vogliono attuarsi con la forza sopraffattrice, Garen
che per le citazioni di Tolstoi si valeva del volume di Giulio Vitali, uscito nel 1911, in un clima dove simpatie moderniste si intrecciavano con l'azione di Blondel e soggezioni pragmatiste, sottolineava il messaggio cristiano di Tolstoi, richiamo energico a una trasformazione, a un'integrale rieducazione dell'uomo che solo se ritroverà se stesso costruirà una città umana che si otterrà nella vittoria su se stessi e nell'offerta di se stessi e quindi capace di edificare una verace società. Mutamenti che andranno letti nei due volumetti di Una storia popolare, l'espressione di Garen, della filosofia, edita da Vallecchi nel 1945, ma distesi tra l'occupazione nazifascista e i bombardamenti alleati. Nell'avvertenza, dove si richiamavano le parole di Piero Martinetti, un maestro di pensiero e di vita, con le quali si ricercava quella profonda armonia che sottende le apparenti divergenze dei filosofi, capace di pacificare gli uomini di buona volontà che vogliono conoscere se stessi e vivere secondo la raggiunta saggezza. Ma anche in quel capitolo conclusivo, Pensatori d'oggi, dalla fenomenologia all'esistenzialismo, dove le opposte visioni sull'uomo di Karl Barth e di Heidegger si situavano al centro, anche da un punto di vista quantitativo, di quella ventina di paginette insieme a Kierkegaard, a Nietzsche, a Jaspers, mentre già tenue appariva l'apporto dell'esistenzialismo francese, appena una pagina, rappresentata da Marcel e Lessen. Significativa la conclusione. Le dure esperienze di questi amarissimi anni hanno infranto l'ottimismo idealistico ed hanno battuto sull'aspetto tragico della vita. Eppure la coscienza non è solo infelice o cattiva. Il peccato non si disgiunge dalla virtù. La sofferenza è compagna della gioia. Il naufragio, serenamente accolto, si fa sacrificio sublime che salva l'uomo e apre la via a Dio. E chiudeva il volume con una citazione di Fenelon, l'unica, se non sbagliamo, della sua sterminata produzione. Mangiate dunque il mezzo pane di ogni giorno che vi porta il corvo. Ogni giorno ha il suo male. Il male di ogni giorno diventa un bene quando si lascia fare a Dio. Parole e citazioni impressionanti, avrebbe detto Garè, che rinviano a quella fase del suo pensiero e della sua vita che Michele Ciliberto ha connotato come esistenzialismo di carattere religioso. Ma in questo caso non è questo il punto. Qui le abbiamo richiamate solo per evidenziare che quella rinascita, rievocata da Garen per indicare quell'ormai lontano 45, se è vero per quello che riguarda il suo orientamento e ovviamente la sua vita, non riguardò la sua perdurante attività storiografica, la quale avrà bisogno di ben altre cesure per essere riformulata nella direzione a cui siamo più abituati a considerare l'opera di Garen. E tuttavia, chi avesse avuto la pazienza di leggere fino all'ultima riga La filosofia di Vallardi, 1947, vi avrebbe potuto leggere alla pagina 655, l'ultima nota, il rinvio per gli sviluppi del pensiero del Novecento alle note, cita Garen, che vengo pubblicando su Leonardo. E la data indicata per un refuso era 36, ma ovviamente doveva intendersi 46. Si tratta, è ovvio, delle tre note apparse su Leonardo, la testata ripresa dalla Sansoni di Federico Gentile e di cui Garen era di fatto il direttore. Uscite tra il febbraio e l'ottobre del 1946, quelle pagine, meno di 30, erano dedicate all'esperienza delle riviste fiorentine del primo Novecento, con un rilievo particolare riservato a Vailati che Garen più tardi rivendicherà. Una sorta di assaggio, di anticipazione, che confluirà nel 1951 come materiali nelle cronache di 50 anni di filosofia italiana che, con il titolo quasi definitivo del 1955, verrà pubblicando sul Giornale Critico della Filosofia Italiana. Nel maggio di quel medesimo 1946, però, commemorando all'Università di Firenze Ludovico Rimentani, rivendicava dell'amato maestro la ferma fede nell'uomo integro, non spoglio del suo corpo, della sua passione, del suo sentimento, ma non privo della sua ragione, coi piedi in terra e il volto al cielo, contrapposta a questa immagine
a quella torbida e complessa ventata di razionalismo, di misticismo, di pragmatismo e di magia che percorse l'Europa colta al principio del secolo e che fu il soffio violento d'un uragano che annunciava la tempesta della guerra guerreggiata. Quel maestro che è israelita lo aveva indotto, matricola accesa di giovanili impeti illuministici, a meditare il Vangelo, il più radicale testo di morale illuministica, come egli allora mi disse. Poi, dal 46 al 51, più nulla. Quasi che Greene, incerto, se considerare quello scatenarsi di dottrine negatrici di ogni razionale misura, i cui orrori sono ancora il nostro incubo, un sanguinoso tramonto o un'alba angosciosa, cercasse altrove la chiave per aprirsi la strada, una via attraverso cui comporre lo sdegno morale, quale attraversava la commemorazione di Lementani, e l'esigenza di una ricostruzione storica già adombrata nelle note del Leonardo. Si sarebbe dovuto trattare, insomma, per Greene, di fare non un'opera di storia del pensiero filosofico, né un'invettiva morale, quali tante ne uscivano e ne erano uscite in quel tempo, ma un'opera di storia civile, per la quale tuttavia non aveva ancora approntati gli strumenti. Quando infatti, appena pochi mesi, ritornerà su Lementani, anzi sul pensiero di Lementani, sulla rivista di filosofia, messa da parte come esigeva l'assunto, la tensione morale, e non avendo configurato però un quadro nel quale incorniciarne l'esperienza filosofica e il suo significato, ne diede un saggio tutto sommato deludente, fedele magari ai contenuti del pensiero del suo maestro, ma non alla sua figura, incapace di rappresentare ciò che, e non solo per lui, aveva significato il suo magistero. Strumenti che allora cercherà altrove, nel campo in cui si sentiva più sicuro, il Rinascimento. Nel 50 il ripensamento degli aspetti più importanti della cultura umanistico-rinascimentale gli pareva imposto dai troppi problemi che si affacciano, sottolineano, attuali alla nostra coscienza. Un'esigenza che nasceva, lo ribadiva, dal bisogno di renderci conto fino in fondo delle linee orientatrici della nostra cultura. In quel testo, Interpretazione del Rinascimento, letta alla normale all'inizio del 50, si consacrava la rottura tra il Medioevo e il Rinascimento, ancora un tramonto, neppure glorioso, quello della cultura medievale, e tuttavia una lunga agonia, la cui catastrofica conclusione noi forse oggi andiamo scontando, un funerale solenne di una veneranda forma del filosofare. Sono parole di Greene. Proprio per questo il Rinascimento si venne caratterizzando come nascita di una ricerca tormentata in una direzione ancora non chiara, sorta alla fine di una sicurezza, al limite della distruzione di ogni direzione, di ogni forma predeterminata, perduta per sempre la sicurezza tranquilla di un universo familiare domestico, ordinato e accomodato ai nostri bisogni. Ecco dunque il Ficino, quello più sincero e più vivo, che tutto si volge a Platone e a Plotino per trovare chi li trasformi, l'inquietudine che lo travaglia nella speranza e lo assicuri che il senso che noi non riusciamo a scoprire qua giù nelle cose e la loro positività e saldezza e sicurezza sono in realtà lassù dove ci sveglieremo alla fine. Ecco l'Alberti, poeta e creatore, pensoso dell'insicurezza della vita, dei limiti invalicabili che chiudono la nostra possibilità di determinare la nostra sorte, già che tutto è ugualmente cade, tutto sarà consumato e verrà meno. La verità della Rinascenza è negli artisti, nei poeti, nei cultori di scienza, nei filologi storici, nei riformatori come nei profeti, e non perché quell'epoca non avesse filosofi o non incidesse sulla filosofia, ma perché la più consapevole meditazione umana fu proprio in quella filologia, in quella storia, in quel sapere scientifico, che fu chiara e precisa presa di posizione verso quelle altre consuete forme di filosofia
che in luogo di riconoscere questo mondo per modificarlo, poi assoggettandolo alle umane esigenze, lo contesero a Dio e lo raffigurarono al loro arbitrio. È questo Rinascimento, che si perpetua con lineare coerenza in Galileo, in Vico e in Muratori, che si doveva ricercare l'eredità della concezione umanistica della Rinascenza, che fu certo, prosegue Gara, in celebrazione dell'uomo e della sua libertà, ma libertà di combattere in un mondo duramente opposto a ogni sforzo, ove ogni progresso è un'aspra conquista, dove è caduta l'idea rassicurante di un ordine dato, di una giustizia che per vie occulte alla fine sempre fatalmente trionfa, una vita politica senza illusioni, ove le forze cozzano senza pietà, ove i vinti sono eliminati senza misericordia, la coscienza di una caducità che travolge tutto e Dio, quando Dio rimane, terribilmente lontano, ineffabile, dai decreti incomprensibili che colpisce il giusto e salva il peccatore. Chi volesse indicare i nomi e i documenti, Machiavelli e Pomponazzi, Lutero e Calvino, e i volti scolpiti da Michelangelo e con Copernico, Bruno e Galileo, la fine cioè del casalingo ordinato sistema tolemaico. Siamo nel 50, ma sembrano passati ben più dei 5 anni che gli avevano fatto inaugurare la sua popolare storia e filosofia presso Vallecchi nel nome di Martinetti. E siamo assai lontano, ben più dei 2 che gli avevano fatto inaugurare la relazione parigina, ancora nel nome di Gisson e della sua distinzione tra umanesimo dello spirito e umanesimo delle lettere, un punto che nel citato ritratto del 51 avrebbe contestato e persino aspramente rovesciato. Compito dello storico avrebbe scritto: riconosciute le comuni radici umane affondate in un terreno culturale affine e di cogliere le distinzioni e i caratteri concreti e il volto effettivo dei momenti storici. Ci siamo fermati fin troppo a lungo su questo breve scritto di Garin all'inizio degli anni 50. Ci premeva sottolineare, tuttavia, che il lungo confronto che lo vedrà da allora impegnato con il suo secolo, il Novecento, esigeva in via preliminare una messa a punto di quello che era e rimase il centro del suo impegno di storico, e cioè il Rinascimento. Da quella messa a punto egli traeva non solo gli strumenti di un metodo, storicismo di mestiere, lo ha chiamato Galasso, che gli avrebbe consentito di dominare orizzonti sempre più ampi della riflessione filosofica dell'età moderna, ma gli diede anche l'idea di quel che si dovesse intendere per filosofia in quel nuovo mondo inaugurato proprio dalla Rinascenza. Era questo che gli consentiva ora di intraprendere il proprio viaggio a ritroso, di scrivere la sua storia, quando molte cose si erano dovute indovinare e altre faticosamente ricostruire, nella quale l'istanza morale che ve lo spingeva, l'istanza morale che ve lo spingeva, non si esaurisse nel lungo rosario, come aveva detto, delle delusioni, ma si componesse con una filosofia intesa come presente consapevolezza critica dello spirito umano alle varie forme della sua attività, un sempre vivo render conto a sé della propria umana misura, così nei limiti come nelle possibilità. Un operoso procedere, mai pago del termine, un continuo elaborare nuovi strumenti per un'attività inesauribile, che sono le parole con cui chiudeva l'epilogo che volle, insieme a un'importante introduzione, per l'edizione in lingua italiana presso la terza del suo Umanesimo italiano del 52. In quel viaggio, in questo viaggio, strumenti, nuova concezione di Rinascimento, filosofia come indagine concreta nel campo delle scienze morali e di quelle della natura, trovarono, come si sa, un altro straordinario compagno, Antonio Gramsci. Ora davvero poteva ricominciare la vita, come aveva detto, in un'Italia, sono sue parole, capace di riscattare in tutta la sua storia altre possibilità costantemente vinte, soffocate, mistificate.
Ora, dopo le intense pagine che al rapporto di Garin con il pensiero di Gramsci ha dedicato appena ieri Gennaro Sasso sul giornale critico della filosofia italiana, dopo quanto sempre a questo proposito si è sentito qui, senza dimenticare quanto poi ne ha detto lo stesso Garin nelle sue rare, ma proprio per questo significative, confidenze autobiografiche, sarebbe superfluo, anzi presuntuoso, insistervi. Un rapporto che tuttavia rimase centrale e che potremmo persino, ma non vi annoio su questo punto, anche trovare dei riscontri, diciamo così, di quelle piccole accortezze storiografiche di cui Garin era capace nel riaggiustare le note delle cronache di filosofia quando via via leggeva Gramsci rispetto a quelle che aveva pubblicato sul giornale critico, ma questo ovviamente è facilmente documentabile. Come il ripensamento dei contenuti, come il ripensamento dei contenuti in cui si era svolta l'esperienza umanistica del Rinascimento sfociava in una considerazione della filosofia che travalicava anche i termini cronologici di cui si era nutrita, ora la cronaca del Novecento italiano, cronaca perché di un testimone, lo induceva a considerare una filosofia che fa corpo, questo è già stato citato mi sembra da Frusini stamani, che fa corpo con una storia d'Italia, dei suoi gruppi intellettuali, non isolati nelle loro idee e nei loro scritti, ma visti in rapporto con le forze reali operanti. Come per il Rinascimento nei confronti del Medioevo, questo atteggiamento, questo render conto in precise proposizioni teoriche di una filosofia come chiarificazione critica per un'azione realmente educatrice dell'umanità, avrebbe dovuto volgersi a suscitare nuove azioni entro un'effettiva situazione storica, e cioè nella determinazione delle reali componenti di una cultura. Solo così si sarebbe dato vita a quell'integrale umanismo storico, fondamento di una cultura volta a liberare gli uomini in terra per costruire una città di giusti. Sono parole famose dell'epilogo delle cronache, quando forse per l'unica volta nella sua lunga vita Garin intravide un futuro migliore del presente e del passato, capace, quel futuro, di rispondere alle richieste maturate lungo la storia italiana. Il contrario, appunto, di ciò che era stato il fascismo, nel quale si erano raccolte tutte le passività di un'antica storia, i nodi non sciolti, i problemi sospesi. Chiedersi perché l'Italia di Garibaldi e di Mazzini sia potuta diventare l'Italia di Mussolini, e saperlo, perché non avvenga più, pareva a Garin la premessa di quella riforma morale e intellettuale che, avviata all'inizio del Novecento da Croce, era stata rovesciata da Gramsci. Si trattava di capire perché il Paese avesse preso quella direzione quando, come Garin ripeterà spesso, i giochi non erano fatti e le strade ancora tutte aperte. Un discorso che doveva tendersi, dirà nel 74, tra l'egemonia della cultura dei gruppi dirigenti liberali, impegnati tra 8 e 900 alla costruzione di un'Italia riuscita per tanti lati, disforme dai loro disegni, e l'ascesa di un nuovo mondo, di nuove classi, che ponevano la propria candidatura a una nuova egemonia capace di superare le difficoltà del passato, ma anche di riassorbire le conquiste valide. Proprio in quel testo del 74, con cui raccoglieva i suoi intellettuali italiani del XX secolo, non aver portato a fondo un'analisi spregiudicata a tutti i livelli, anche sul terreno della cultura, gli pareva colpa grave di questo dopoguerra, responsabile delle vicende amare del presente, che lo spingevano ancora a ricercarne le cause nel suo Novecento, in tutta una tradizione italiana, a cominciare dal distacco dell'Italia risorgimentale a quello dell'Europa uscita dall'Rivoluzione francese, e nella quale il fascismo assumeva ora l'aspetto di un evento rivelatore e discriminante dell'avventura degli italiani. Nel quale il fascismo assumeva ora l'aspetto di un evento rivelatore e discriminante dell'avventura degli intellettuali italiani. Se tra le cronache e la metà degli anni Sessanta fare i conti con il fascismo gli era parso un punto preliminare per avviare un rinnovamento della cultura solidale con una trasformazione politica,
utilizzando per il futuro tutto il meglio del passato, che era, lo diceva nel 60, l'insegnamento più importante di Gramsci, ora che quella prospettiva veniva a mancare, essa lo induceva a ritornare sui suoi passi, a ricercare ancora in quel suo primo Novecento le ragioni delle delusioni del presente. Un presente che era certo frutto di un giudizio equivoco, di una non chiara visione, della perdurante separazione tra idee e forze reali, di cui gran parte avevo responsabilità le forze politiche, ma che consentiva ancora di discriminare tra bianco e nero, tra rosso e azzurro. Alla metà degli anni 70 era il nicodemismo, la dissimulazione, l'espressione di una cultura che intendeva opporsi convivendo al fascismo, simboleggiata dall'Enciclopedia Italiana, che ha insegnato le strategie da adoperare e perfino i silenzi, le allusioni, gli accorgimenti, una programmata autocensura per cercare di difendersi. 10 anni dopo, a cavallo degli anni Ottanta, all'altezza dei due saggi citati all'inizio, quello su Agonia e morte dell'idealismo italiano e sulla cultura della liberazione in Toscana, quel dimostrare e raccomandare la dissimulazione non era più, come pure aveva notato Croce, dimostrare e raccomandare la sincerità. La dissimulazione lasciava il posto all'ermetismo, che è altra cosa. Fu tutto un trobraclusse, un tessuto dall'ordito terribilmente composito che coinvolge tutto, sono parole di Garen, e tutti, inchiodando su certe trincee, dove per farsi intendere se ne doveva parlare il linguaggio, rispondere alle sue domande, tutto poteva essere letto secondo chiavi opposte di interpretazione. Pirandello fascista, Montale antifascista. Ma chi era in grado, leggendoli, di leggervi gli opposti orientamenti politici? Chi guidava Hitler per i musei di Firenze e di Roma, in divisa nera, meditava il proposito di ucciderlo. Il fascismo non solo aveva tradito l'Italia di Garibaldi e di Mazzini, ma aveva interrotto, o meglio, profondamente alterato, questo è Garen, una trasformazione di fondo del nostro paese, costringendo a un comportamento immorale, rendendo vano ogni tentativo di legare opere e idee, fatti e parole. Persino il suo Gramsci ora ne rimaneva coinvolto. Il fascismo diede a tutto il sapere una curvatura che sarebbe altrimenti incomprensibile. Alla soglia dei 90 anni, lo studio del fatale ventennio gli appariva ancora discriminante per riflettere seriamente sui problemi antichi e nuovi del paese, sulla sua storia, sulle radici della sua formazione e del suo sviluppo, sul senso della sua unificazione, sulle sue possibilità, sui suoi limiti, sulle sue colpe. Un parallelismo impressionante in quegli stessi anni, 1985-1987, riunisce la Roma della Controriforma e l'Italia del regime fascista. Le stesse ambiguità, le stesse maschere, là il parlare cifrato, qua il trobarclusse. Come i suoi umanisti, anche Garen si rivolgeva al passato, all'antico, diciamo, tra virgolette, per cercare risposte nuove, proprio, queste sono però sue parole, perché viene mutando il senso del presente e del futuro e quindi il modo di rapportarsi al passato e di considerare la storia, che non fu mai, e altrimenti non saremmo qui a discuterlo, attualizzazione del passato, ma al contrario, il trasferimento della complessità, spesso amara e spesso angosciosa del presente, nell'indagine del passato, vicino o remoto, capace di farne emergere sensi, toni, figure, che solo l'insoddisfazione dell'oggi consentiva di rilevare. Al termine del suo operoso viaggio nel Novecento, alla ricerca del perché fosse stato costretto a vivere gli anni più belli della vita sotto il fascismo, che è una sua espressione, Garen si rese conto che la risposta non era più neppure laddove per anni l'aveva cercata. La tara, il fascismo, gli si era rivelato una malattia endemica, da quando la condanna di Galileo impose la necessità
queste sue parole, che di certe cose si debba parlare sottovoce, sussurrando. Quando questa necessità entra da allora nel profondo delle coscienze e ci rimane. Allargandosi nello spazio e dilatandosi nel tempo, quella tara toccava direttamente i modi con cui il paese si era affacciato all'età moderna, dove, dice Garen, si incontrano Machiavelli e Guicciardini, non Montaigne, grandi pensatori che affrontino gli aspetti più drammatici dell'esperienza morale, da noi non ci sono. Si ha l'impressione, concludeva Garen, che quando si infiacchiscano l'esperienza e la riflessione morale, entri in crisi anche la grande filosofia. La condanna di Galileo non è solo l'equivoco di un tribunale ecclesiastico o una condanna sbagliata, ma una scelta culturale decisiva che ha lungamente pesato sull'intera vita culturale, spirituale, fra virgolette, italiana. La domanda che si era posta all'indomani della liberazione, sanguinoso tramonto o alba angosciosa, non troverà risposta. Averla cercata l'aveva spinto sempre più indietro, prima in quel mondo che non aveva conosciuto e che forse non era mai esistito, dice lui, dove giovani intellettuali borghesi si incontravano con gli operai e leggevano insieme il manifesto. Poi al principio del secolo IX, tra Galileo, Lincei e Cartesio, e fine ancora una volta al suo rinascimento. Aveva cercato la fine e l'inizio di un giorno, aveva trovato una lunga stagione. Non di cambiarla si era illuso, né di conoscerla fino in fondo, ma di darne gli strumenti, questo sì. Grazie.